Ti amo Gargano. Benvenuti amici telespettatori di TV Gargano con questa nuova trasmissione, la Domenica del Gargano, che vi farà compagnia per tutte le domeniche. Mi presento Luigi Mossuto e vi farò insieme agli amici di TV Gargano compagnia per le prossime domeniche. La prima puntata, quest'oggi 17 ottobre, avremo ogni settimana 4 ospiti, con loro parleremo di tanti argomenti molto interessanti. E volevo subito iniziare questa prima puntata chiedendo a un nostro amico ospite, ecco, facendo una domanda molto importante: che cos'è il tempo? E glielo chiedo al cantautore e poeta Maurizio Tancredi. Tempo. Il tempo è cinico e arcigno come l'umano. Inesorabile mi porti via. Mi accarezzi il capo con il palmo della tua mano, come una mamma sfiora il suo bambino. Con gli anni mi dipingi di bianco, tingendomi del colore più innocente, e agghindandomi come gli angeli, mi avvicini soavemente verso la soglia del trascendente. Tempo, di tutti i padroni sei il re, di tutti i poteri sei il sovrano. Muti destini in un momento. Con queste parole esprimo il tempo, depredandomi ironicamente con astuzia, proprio in questo istante, mentre creo questa poesia del tempo pregiato alla vita mia. Il tempo, la poesia con cui l'amico Maurizio Tancredi lo scorso 9 ottobre ha vinto il premio al Sentiero dell'Anima. Ne parleremo dopo. Lo saluto e lo ringrazio. Maurizio Tancredi, buonasera, cantautore buonasera. E poeta. Poi abbiamo Mario Ciro Ciavarella, scrittore teatrale. Buona domenica e benvenuto. Salve. Mario Ciro. Poi ci vediamo a mascherina però. Certo. Poi abbiamo il giornalista di Stato Quotidiano Antonio Castriotta. Benvenuto e buona domenica, Antonio. Buonasera a tutti e grazie per l'invito e un saluto a tutti quanti i telespettatori di TV Gargano. E un saluto a Donato Del Mastro, membro del direttivo provinciale di Coldiretti. Buona domenica, Antonio. Buona domenica a tutti e un caro saluto e un grazie per l'invito. Bene, Donato, ho chiamato Antonio, però sei Donato, no? E con te volevo iniziare questa nostra puntata perché un comparto importante del nostro tessuto economico, che è il mondo dell'agricoltura. Volevo chiederti in maniera molto sintetica e se puoi essere il più sintetico possibile, che cosa offre oggi al mondo del lavoro il settore dell'agricoltura, che continua a essere il principale, dicevo prima, comparto economico dei nostri territori. Devo essere molto sintetico, mi viene così anche da dire non molto riduttivo, ma l'agricoltura offre al lavoro tutto. Offre tutto, stavo facendo una riflessione un giorno, probabilmente ma quasi sicuramente uno di quei settori dove un lavoratore trova collocamento, diciamo, in tutte le sue fasce quasi di età, di cultura e di scolarizzazione. Abbiamo in agricoltura persone che hanno avuto un approccio molto molto elementare alla scolarizzazione fino a plurilaureati. In agricoltura troviamo persone appena diplomate fino a i cosiddetti anziani, e quando dico anziani
mi riferisco a persone un po' più sagge che ci possono dare esperienza, una mano ai giovani. Diciamo che sostanzialmente come espressione di forza lavoro è una fabbrica a cielo aperto, per i numeri che porta. Purtroppo non tanto valorizzata e supportata anche dalle istituzioni, che dovrebbero mettere a disposizione degli strumenti che possono appunto dare lo sviluppo e il volo a questo settore. Beh, diciamo che ultimamente c'è molta attenzione e molto fermento nei confronti proprio della classe agricola, che io dico, faccio sempre un'espressione, un tempo eravamo odiati, ora siamo osannati. Ora sanno che sei un imprenditore agricolo e tutti ti vorrebbero, ti vogliono vicini. Però diciamo che la politica non è più cieca o miope, ecco, come lo era una volta. Un giovane oggi, per avvicinarlo al mondo del lavoro del settore agricolo, cosa deve poter mettere in campo? Un giovane per avvicinarsi al settore agricolo deve prima di tutto lasciare quella forma mentis che si è avuta sempre nei confronti del lavoro, del lavoratore agricolo, del bracciantato. Oggi l'agricoltura offre un lavoro più di qualità, cioè sono lontani quei slogan o quei momenti di duro lavoro. Il lavoro agricolo ha puntato ultimamente, anche con la tecnologia, valendosi della tecnologia messa in campo, sempre più di un lavoro di qualità, e sta professionalizzando il settore. Perfetto. Io volevo anche parlare con te, Donato, ti do del tu perché ci conosciamo e siamo amici, quindi mi posso permettere di darti del tu. Volevo parlare dell'agricoltura 4.0. So che nel vostro comparto, nel vostro settore, ve ne state occupando in maniera molto molto intensamente. Ci vuoi dire in cosa consiste questa agricoltura 4.0? Allora, in due parole, l'agricoltura 4.0 è efficientamento, redditività e clima, quindi in tre parole. E proprio qui mi voglio allacciare alla qualità del lavoro. L'agricoltura 4.0 come primi cardini, diciamo, e la prima mission che ha è quella di migliorare le qualità del lavoro e l'impatto ambientale. Poi si parla anche di redditività, è ovvio che investendo qualcosa in più si può migliorare nella redditività, però sostanzialmente è stata concepita come una misura, come un'idea, ma che va al di là proprio di della tecnologia applicata. Io dico che l'agricoltura 4.0 deve essere la chiave di svolta culturale del modo di pensare in agricoltura. Ultima domanda, come si colloca il cambiamento climatico, che è di stretta attualità, con l'agricoltura 4.0? Beh, diciamo che se vogliamo fare proprio un'equivalenza di agricoltura 4.0 uguale miglioramento e impatto climatico, o su tutte quelle che riguardano la struttura proprio ambientale, trova proprio il suo perché e l'ideazione proprio in generale su questo sistema. Noi siamo chiamati proprio, diciamo, ecco, a dirlo proprio nel gergo, siamo chiamati a essere i custodi del creato. Fatemi usare questa parola, che può avere un sapore biblico. Però chi più di noi si può occupare del mantenimento della terra e della salvaguardia specie, no? Come quindi si può dire? Con l'agricoltura 4.0, con questa tecnologia applicata in campo che si occupa di precisione, sostanzialmente molto di precisione, possiamo avere dei risvolti sull'impatto ambientale, si dice a medio lungo termine, ma io dico anche nel breve termine. Nel breve termine, bene, soprattutto se riusciamo anche a prendere questa tecnologia e a farlo come modello culturale. Spero che sia da stimolo per i giovani, ecco, questo che hai detto, Donato, e questi argomenti che oggi abbiamo toccato. Andiamo avanti con un altro ospite, il giornalista di Stato Quotidiano, Antonio Castriotta. Antonio, con te volevo parlare, ecco, il caso.
Il caso di questa domenica è legato all'alcolismo giovanile, è un tema che è sempre di stretta attualità e purtroppo è una amara realtà anche nei nostri paesi, nei nostri paesini. Noi ci rivolgiamo al Gargano, quindi penso che non sia difficile cercare di capire e di immaginare questo problema. Ecco, Antonio, ti lascio la parola e ti lascio a te analizzare il caso di questa puntata. Beh, io ti ringrazio, è un tema importante, di grossa attualità. Io da giornalista ho documentato molto spesso la domenica mattina lo stato dei luoghi del post sabato, diciamo alcolico, tra virgolette, dei giovani, rappresentando le immagini della villa comunale di Manfredonia e di zone di stretta pertinenza ai locali in cui vi era il consumo di alcol. Ecco, la situazione era veramente... Non è solo di Manfredonia, non so, è un po' generale. Sono fermato a Manfredonia. Ah, hai fatto un'indagine giornalistica. Ma credo che la situazione si è diffusa ovviamente in tutta Italia, perché se si vanno a guardare le immagini che rappresentano lo stato dei luoghi della domenica mattina del post sabato alcolico, insomma è lampante come i luoghi siano sommersi da bottiglie, da lattine di birra e tutto il resto, insomma, lasciate dai giovani che utilizzano in modo davvero eccessivo l'alcol. Ecco, c'è un fenomeno che è chiamato binge drinking ed è un fenomeno studiato, nel senso che i giovani addirittura gareggiano a bere alcolici. C'è una statistica, chi beve di più, esattamente gli uomini, c'è una statistica che bevono almeno 5 cocktail consecutivi, le donne 4 cocktail, per poi ubriacarsi. Questo è il fine ultimo del bere. In effetti quello che va evidenziato è che se qualcuno non si ubriaca probabilmente è fuori dal gruppo, quindi è un conformismo molto diffuso quello da parte dei giovani di ubriacarsi. Ecco, io sono testimone di questo, lo dicevo, anzi addirittura la piaga è molto diffusa tra i minorenni che, non potendo bere all'interno dei locali normalmente perché bisogna essere maggiorenni, alcune attività commerciali poi trasgrediscono anche la regola somministrando alcolici anche ai minorenni. Allora come i minorenni come riescono ad aggirare l'ostacolo? Fanno incetta di bottiglie di alcol all'interno dei supermercati, quindi si radunano in qualche zona della città e si ubriacano sino all'alba. Qual è secondo te, ecco, la soluzione? Qual è la... oppure, ecco, quali potrebbero essere le soluzioni per arrestare questo fenomeno che le amministrazioni potrebbero mettere in campo? Ecco, innanzitutto bisogna evidenziare, chiaramente io non sono un giustizialista, per carità, però un tempo, io ricordo quando ero studente universitario, se qualcuno fosse stato trovato dalla polizia, dai carabinieri, in stato di ubriachezza, veniva denunciato penalmente. Se era maggiorenne, se era minorenne, veniva segnalato chiaramente ai tribunali dei minori per i provvedimenti conseguenziali, magari iniziava un percorso per i minorenni. Invece per quanto concerne i maggiorenni poi si applicava una sanzione, insomma, e quindi questo fungeva da deterrente. Ma tutto questo si verifica anche perché è cambiato il rapporto tra genitori e figli, o meglio, i genitori, secondo me, non tutti ovviamente, non voglio fare tutto il buonfascio, hanno rinunciato in qualche modo a essere educatori dei propri figli. E come diceva Paolo Crepè, un famoso psicologo e psichiatra italiano, io lo ascoltavo 20 anni fa, se i genitori hanno deciso di essere genitori, essere amici dei figli va anche bene, ma non bisogna esagerare con il concetto di amicizia nei confronti dei figli, perché ci deve essere anche un ruolo gerarchico all'interno della famiglia e soprattutto delle regole che i genitori oggi non sono più in grado di far rispettare i propri figli. Insomma, è una cosa inaudita pensare che i genitori si svegliano la mattina alle 6:30, 7 per fare colazione e i figli rientrano a quell'ora ubriachi e i genitori neanche si accorgono dal fatto che sono in condizioni pietose. Che il problema va preso dalla radice, no? Non è soltanto l'alcol, stai analizzando uno dei casi per cui si arriva a questo. Esattamente. Ti ringrazio Antonio. Grazie. Andiamo avanti, nuovo giro di ospiti. Abbiamo adesso Mario Ciro Ciavarella, scrittore di commedie teatrali. Mario, con te volevo invece parlare di un altro tema che è anche di stretta attualità, che sono le elezioni amministrative. Come sapete, alcuni comuni lo scorso 3-4 ottobre sono stati chiamati al rinnovo dei propri consigli comunali e la rielezione dei sindaci, e proprio adesso, oggi e domani, ci sono i ballottaggi nelle città sopra i 15.000 abitanti per tutti coloro che non sono arrivati a vincere al primo turno, e quindi oggi ci sono i ballottaggi di stretta attualità, quindi le elezioni amministrative. Chiedo a Mario, ecco, un intervento teatrale, un intervento filosofico, come è tuo giusto modo. Due domande.
So che già stai ridendo. Allora, la prima domanda che ti voglio fare, Mario, è questa. Ora, dicevo, alcuni comuni sono stati chiamati a rinnovare i consigli comunali. Alcuni hanno riconfermato le amministrazioni uscenti, altri invece hanno deciso di voltare pagina. Come la vedi tu, Mario? A proposito di quello che hai detto prima, tra filosofia e teatro, nella politica c'è tantissimo teatro e poca filosofia. Questo è poco giusto, ma sicuro. Fare un tirare le somme di quello che è successo a San Marco naturalmente è molto difficile. Anche e non perché, solo, anche nel Gargano. Anche nel Gargano, esatto. È molto difficile perché la politica è uno sport bellissimo. Cioè, come le partite, possiamo pronosticare quello che potrebbe succedere, quindi fare 13 alla schedina, come si diceva una volta, indovinando i 13 risultati, oppure possiamo fare 2 alla schedina, quindi non azzeccando nemmeno un pronostico. E dopo aver giocato la schedina possiamo dire se giocavo quella partita mettevo X, mettevo 1, si poteva fare 13 e vincere. Nella politica tutto questo è come una partita di calcio, soprattutto nel dopo partita. Nel dopo partita gli sconfitti dicono o si ridicono, se ci mettevamo insieme forse vincevamo. Con il seno di poi, certo, no? È un discorso che sicuramente è stato fatto anche prima delle elezioni, evidentemente non è servito quel se ci mettevamo insieme. Perché se ci mettevamo insieme significa che io dovevo fare il sindaco quasi e tu no, quindi tu dovevi fare il mio forse consigliere comunale. Quindi fare tutto questo discorso dopo l'elezione è praticamente inutile. Se le cose sono andate così, non solo a San Marco, dappertutto, è perché la logica, chiamiamola logica, impone questo. È quella, quindi la direzione doveva essere quella. La cosa strana in senso buono è che chi ha vinto in un modo sconvolgente. 900 voti in più rispetto al secondo candidato sindaco. C'è un qualcosa, 700 appunto, voti in meno anche ma impressionante, cioè nessuno appunto giocando la schedina avrebbe previsto una cosa del genere, certo. 900 voti in più è come se Merla fosse stato appoggiato non da una lista, da due liste, certo. Io penso che nemmeno loro se sono sinceri si aspettavano un altro del genere. Dato importante, Mario, è proprio che tanta gente, i cosiddetti il partito del non voto, cioè tutte quelle persone che non vanno a votare, perché quasi la metà dei cittadini dei vari comuni del Gargano stiamo parlando, sì, non sono andati a votare, l'astensione, ecco. Che ruolo hanno questi cittadini che non vanno a votare nella scelta democratica del proprio futuro? Non cambiano nulla, secondo me. Nel senso che andando a votare o non andando a votare, il cambio forse sarebbe quasi rilevante. Ormai la politica in Italia esiste dal dopoguerra, nel senso c'è la democrazia, possiamo esprimerci con il voto. Abbiamo cambiato tante volte i governi a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, però molto non è cambiato, sai perché secondo me? Non solo per la politica in sé, ma soprattutto per il problema economico. A noi, secondo me, è l'euro che ci ha rovinato. L'euro di conseguenza ha innescato una serie di processi politici e sociali che ormai non si fermano più. L'impoverimento sociale è un qualcosa di sconvolgente, importante. Tasse che aumentano di continuo, prezzi che aumentano, duplicano, triplicano di continuo e non ce ne accorgiamo nemmeno. Quindi quelle persone che non hanno votato, figuriamoci se andavano a cambiare la politica, la società locale o nazionale, hanno fatto tra virgolette anche bene. Perfetto. Andiamo avanti con l'altro ospite con il quale ho il piacere di concludere questa prima puntata della Domenica del Gargano, è un cantautore, ecco già si sente la sua chitarra, e poeta, Maurizio Tancredi. Maurizio, come sappiamo no, in Italia oggi esistono pochi cantautori perché la maggior parte dei cantanti attuali suonano e cantano canzoni scritte da altri. In realtà c'è anche crisi di parolieri erano quelli che scrivevano le canzoni ai cantanti. Infatti, se analizziamo le canzoni degli ultimi 20 anni, sono quelle canzoni che durano di media 2 o 3 mesi, poi ci dimentichiamo anche il ritornello. E con Maurizio Tancredi, che è un cantautore che ha pubblicato 6 CD, scritto, pensate un po', 64 canzoni e 64 poesie, ha partecipato a numerosi premi letterari e ne ha vinto uno il 9 ottobre scorso, Sentiero dell'Anima. Prima infatti abbiamo iniziato con la tua poesia Il Tempo, che hai vinto appunto questo premio la settimana scorsa. Ecco Maurizio, con te un flash, volevo chiederti chi è oggi il cantautore?
Che cosa fa il cantautore? Il cantautore, innanzitutto, secondo me, insomma, il cantautore si nasce ed è una persona dotata di alta sensibilità verso se stessi e soprattutto verso gli altri, verso la società in cui vive. Oggi anch'io faccio musica da più di 20 anni, tanti concerti, e ho avuto la fortuna anche di togliermi diverse soddisfazioni a San Donato del Piave, a Brescia, a Positano, San Marco, l'ultima è stata questa al Sentiero dell'Anima, una cosa ben organizzata. Sono stato al Festival delle Arti di Bologna, invitato da Mingardi, sono stato con Mimmo Cavallo a fare uno spettacolo insieme. E devo dire, ecco, proprio parlavo di un noto cantautore che ha scritto tanto per Zucchero, per Mia Martini e tanti altri, proprio Mimmo Cavallo. Con Mimmo Cavallo spesso mi diceva proprio quello, in pratica, che oggi i cantautori non esistono più. Ricordo, è venuto ospite a una mia trasmissione, Angelo Cavallo, che salutiamo. Mimmo Cavallo. Perché c'era Mimmo Cavallo e Angelo Cavallo, un altro personaggio che canta le canzoni di Matteo insieme, Salvatore, sì. È un altro artista di Foggia, insomma, Foggia città. E niente, quello che volevo dire in pratica è che oggi i cantautori sono sempre meno e spesso ci si serve, va molto a questo genere di musica che può commerciale. Anche andare, però è importante mandare in questa società sempre meno priva di sentimenti e di valori davvero importanti, perché è una società, come diceva il giornalista amico, è una società che sta andando a rotoli in un certo senso. E quindi i cantautori hanno un ruolo importante molte volte, come i grandi cantautori, tutti quanti. Benissimo. In pratica sanno mandare messaggi di speranza e di realtà. È proprio per questo, è la fortuna che abbiamo quest'oggi, avere un cantautore come te. Volevo concludere questa prima puntata con un medley di un minuto di un paio di tuoi pezzi. Prego Maurizio. E che dire, se la gente poi ti dice lascia stare, non pensare, non ci credere, non ascoltare, vai avanti, ce la puoi fare. Troppa gente non dice il giusto, nell'invidia trova più gusto, è successo pure a me, è per questo canto per te. Pondilosi bifida, pondilosi bifida, caretino matosa. Uepa! Tutta la verità in questo mondo che non va, si fa tutto con l'ipocrisia, l'astuzia, l'arroganza, la porcheria. La legge dice che è per tutti uguale, ma una posizione sociale importante ti sprigiona all'istante. Nelle televisioni si sono persi i valori, non è che abbia qualcosa contro, si vedono solo froce e coglioni. Un'Italia di lecchini, di raccomandati, di concorsi truccati, posti già destinati. Tu non arrenderti mai, non svenderti mai, se rimani come sei alla fine vincerai. Non arrenderti mai, 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 non moltarti mai, la speranza tu ce l'hai e alla fine vincerai. Ok. Grazie Maurizio, con questo tuo messaggio in musica e in parole che volevo concludere questa prima puntata della nuova trasmissione, la mia 13ª, pensate un po', porterà fortuna. Volevo ringraziare anche gli amici di TV Gargano che hanno curato la regia, ai fratelli Martino, Gabriele e Luigi, a voi che ci avete seguito, e volevo ringraziare ancora i nostri ospiti, Donato Del Mastro di Coldiretti, giornalista di Stato Quotidiano Antonio Castriotta, lo scrittore di commedie teatrali Mario Ciro Giavarella e il cantautore poeta Maurizio Tancredi. Un ringraziamento a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per domenica prossima, 24 ottobre, con la seconda puntata della Domenica del Gargano. Mi è piaciuta la bicicletta e adesso pedalo. Salve a tutti e ben rivisti. Un saluto a Luigi e gli ospiti in studio di Domenica del Gargano. E adesso partiamo con Non me lo dire. Salve.
salve a tutti, siamo pronti, prontissimi più che mai per partire con non me lo dire, ma io ve lo dico e ve lo dirò. Vi dirò che cosa, che il 3-4 ottobre sono state le elezioni comunali a San Marco in Lamis in provincia di Foggia e vi faccio vedere le reazioni a caldo dei sanmarchesi e non in sede e fuori sede. San Marchese non, le chanson fè, i giochi sono fatti, non so bravo col francese, ma con l'usant marchese, sì, San Marchese. Che gioco di parole, abbiamo visto il rieletto sindaco Michele Merla e adesso vediamo le patate bollenti, perché gli altri hanno altre patate bollenti da pelare e altre gatte da pelare. Direttamente i quadri d'autore da San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia e nella capitale, Capotmundi, Roma. Vediamo i quadri. Cose da pazze. È anarchia, va? Le avete viste le opere d'arte? Vi sono piaciute? Opere firmate da un sindaco e da un allevatore. E adesso vediamo che tempo che fa. Vediamo le previsioni meteo. Oggi sul Gargano non è prevista acqua. Di capitano ce n'è uno e come lui non c'è nessuno. Ora è arrivata l'ora di pedalare e di andare. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ci vediamo, ciao. Ciao.